Aggirandosi per i piccoli giardini adiacenti alle scuole e corridoni, ci si accorge inequivocabilmente che qualcuno utilizza questo spazio verde per un riparo di fortuna. Il classico cartone per giaciglio, indumenti raccolti e infrattati nella vegetazione non visibili al passaggio ed anche una bicicletta nascosta in un folto cespuglio. Segni chiari e tangibili della presenza di una o più persone che durante il giorno e la notte occupano questo spazio pubblico in modo permanente. La vicinanza delle scuole e il loro riavvio con la presenza anche di piccoli studenti nei paraggi non sembra una situazione di buon decoro e salubrità, visto che, come testimoniano gli abitanti, la loro presenza è costante e continuativa nell'arco della giornata. Personalmente, che sto in giro tutto il giorno, non danno fastidio. So che la signora qui sotto casa a volte si arrabbia un po' di più perché è più presente in casa e li trova sempre che bevono, fanno dei giochi, non so, cavoli loro. Bivaccano. A me visibilmente dà fastidio quando parcheggio la macchina. E a volte penso se possono danneggiare qualcosa, però attualmente non è ancora successo niente. Quanti sono? 3-4, a volte massimo arrivare a 5-6. A poca distanza da lì poi c'è un'altra situazione in evoluzione che aspetta di avere una destinazione d'uso, l'ex area del distributore di benzina. Tra le ipotesi ventilate c'è anche quella di un'area di verde pubblico. Ora ci si domanda, sarà il caso di creare altre situazioni simili a quelle poco distanti? Tenuto conto anche del fatto che un giardino in mezzo al traffico non sarebbe proprio un posto salubre dove leggere tranquillamente il giornale, a meno che non vi chiamate Ernesto Calindri e non lottiate contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Cinar.